11 collezioni per 4 marchi e questa è la proposta per il Cersaie 2015 di Emil Ceramica. Nuove collezioni, quali per ogni marchio? Allora abbiamo con il marchio Emil Ceramica il Cotto, il Brick Design e Brick Design Paint e la Milestone. Per Ergon lanciamo una collezione di metalli separate in metalli.it e metalli style e nuovi colori della Stone Project. Per Provenza invece presentiamo gesso, una pietra, la Groove e una collezione di marmi bianco d'Italia. Viva invece presenta due collezioni, Terzo Tempo e Più Tre, sono in realtà due collezioni che mettono insieme diversi materiali come cemento e carta e legno e pietra. Emil Ceramica arriva da anni nei quali è stata capace di alleggerirsi e diventare più competitiva. Immagino che questo stia dando frutti sui vostri mercati. Beh, noi indubbiamente veniamo da una ristrutturazione feroce, come si può dire, sangue, sudore e lacrime, però il trend è buono. Abbiamo reso molto più efficiente l'azienda, abbiamo fatto investimenti produttivi che l'hanno resa più flessibile. Sui mercati ci siamo mossi con una politica di resident manager, di vicinanza ai mercati esteri che oggi onestamente hanno sviluppi diversi rispetto a quello italiano che è ancora un po' sofferente, quindi siamo soddisfatti. Grande presenza all'estero, ormai è il 90% del nostro fatturato. Io personalmente poi sono coinvolto in questa cosa, quindi vivo sugli aeroplani, ma devo dire che insomma alla fine se l'azienda performa bene è di soddisfazione poi per tutti. Prossimi obiettivi di Emil Ceramica? Beh, adesso siamo partiti con un'iniziativa per uno stabilimento in India. Faremo un impianto di grandi lastre, quindi qualcosa di molto moderno. Abbiamo ampliato la nostra struttura rete americana. L'Ucraina, dopo un periodo un po' disastroso, è ripartita. Quindi molta attenzione a essere globali, con molta attenzione ai mercati, ai prodotti, alle tendenze, cosa che stiamo facendo anche in questi giorni qui al Cersaie.